Grazie insomma al Comune di Ascoli per aver presentato questa candidatura come capitale della cultura italiana, perché come assessore alla cultura della regione ovviamente sono orgogliosa, essendo anche di Ascoli, di questa candidatura. Infatti ci siamo incontrati, ci siamo visti con il sindaco proprio per promuovere e lanciare questa candidatura al Salone del Libro a Torino insieme al vice sindaco Vimini, perché come sapete sono ben due le città che si candidano a capitale della cultura italiana, quindi significa che nelle Marche, ecco, c'è veramente voglia di ripartire attraverso la cultura. Cioè avere due candidature è sicuramente un grande valore aggiunto per la nostra regione, perché significa che c'è proprio questa grande attenzione e questa volontà. Ecco, come giunta, come regione, ci stiamo veramente tanto dando da fare proprio per rilanciare il nostro territorio, per far sì che queste Marche nascoste diventino invece note proprio per le loro bellezze, per la loro bellezza culturale. E quindi tante azioni strategiche stiamo facendo, che poi sono anche riassunte nella presentazione che è stata fatta proprio da Ascoli come capitale della cultura. Quindi ecco, significa che i territori, che i comuni, insomma, stanno facendo sinergia con la regione, e questo sinceramente è un aspetto molto importante, perché solamente se c'è un progetto unitario, sinergico, si possono comunque ottenere dei risultati importanti. Ecco, in questo caso, quando si parlava dell'importanza, no, della riscoperta delle proprie radici, delle tradizioni, ecco, noi come Regione Marche abbiamo stipulato un protocollo, siamo stati la prima regione insomma in Italia che ha stipulato questo protocollo con il Ministero dei Beni Culturali proprio sulla valorizzazione del nostro patrimonio culturale immateriale, proprio per dare rilievo appunto alla grandezza della, no, della nostra grande potenzialità. E quindi stiamo facendo tutte leggi che mirano proprio alla tutela di questo patrimonio immateriale, e alcune leggi hanno ad oggetto anche la città di Ascoli, come quella sulla carta, sulla promozione della filigrana e dell'importanza della carta, che vede Fabriano, Pioraco e Ascoli Piceno insieme. Quindi ecco, significa che c'è questa volontà anche con il presidente Acquaroli anche di collegare la cultura al turismo, perché poi recentemente noi abbiamo portato avanti una proposta di legge proprio per valorizzare i borghi, quello che si diceva proprio in questo video, quello di valorizzare i nostri territori, anche dell'entroterra, coloro che sono rimasti abbandonati per troppo tempo. Invece noi vogliamo dare attenzione a questi territori, accompagnarli a rinascere attraverso anche l'innovazione, come si diceva in questa candidatura, quindi attraverso anche la digitalizzazione. Perché in questa proposta di legge, ecco, c'è proprio una sinergia tra la promozione dei vari settori, quindi attraverso la digitalizzazione dei borghi, attraverso la cultura, attraverso l'albergo diffuso, quindi il turismo. È finito da poco il festival Marche Storiche, appunto promuove le tradizioni, le storie di questi luoghi.